Ok, 2500. Maledizione. Ciao e benvenuto ad un nuovo giochino indipendente. Ossia, BTD6, ma tu sei palloncini. È un gioco che trovate in descrizione, giocabile solamente dal PC, quindi niente telefoni, mi dispiace, e vediamo di provarlo subito. Devo dire che questo giochino me l'ha fatto notare Giuffà, quindi ringrazio lui per avermi fatto scoprire questo giochino che sembra molto divertente e inerente al tema. Ci sono 5 mappe diverse, noi facciamo Hedge, vediamo subito, e facciamo modalità facile per capire tutto quanto. Oddio, siamo un palloncino blu e... c'è una... aia, no, oltre che una mira bruttissima. Manca tutto, mi manca tutto, fuck that shit. Allora, però ciò posso aggiungere lo shop. Quindi io direi aumentiamo la vita che diventiamo un palloncino verde. Facciamo rigenerante, aumentiamo anche la velocità che ci piace la velocità, andiamo ancora a velocità e andiamo un'altra di vita. Ok, quindi bisogna correre. Maledetto. Ok, schivato. Ok, stammi lontano, non mi colpire, ok. Rigenera un attimo. Ogni 10 secondi rigenera uno strato. Scappa, aiuto. Vabbè, anche se ci colpisce una volta non è un problema. Fantastico, bellissimo. Ok, in basso a destra c'è il numero di vite. In basso a sinistra ci sono i soldi guadagnati. Non so come facciamo a guadagnare i soldi, però lo vedremo dopo. Forse riuscendo a sfuggire al round ci dà... soldi. Comunque è molto carino, sembra fatto anche bene. L'idea contraria di tutti i BTD 6, in cui sei le scimmiette, devi far scoppiare i palloncini, invece adesso sei il palloncino e devi scappare dalle scimmiette. Come ti senti dal lato opposto del grilletto, praticamente? Va bene, quindi primo livello andato. E ci ha dato 150. Con lo shop non possiamo fare niente, però regrowth 0,20. Perfetto. Ok, adesso c'è... sempre solo questo qua che mi manca sempre, che scarso. E in basso abbiamo le 4 vite rosse perché sono le quante volte posso respawnare inizialmente. Quindi attualmente c'è la scimmietta freccetto, ho visto che c'era sparapuntine, ho visto che c'era una super scimmia, da qualche altra parte ho visto che c'è un cannone, gli assi, credo ci sono tantissime torri diverse, quindi potrebbe essere molto buono. Oddio, no. Sparapuntini intanto messa lì, un pessimo punto. Potevi metterla tipo qui in mezzo, che andava molto bene. Però diciamo che, vabbè, anche se mi colpisce fa lo stesso. A posto, e 300. E con 300 andiamo con la velocità, andiamo ancora un peletto più velocemente. Ok, spero che sia un'altra scimmietta freccette normale, non ci siano un ero. Ok, una scimmietta freccette normalissima. Ok, via. Aia, non mi colpire. È un po' bruttino qua la visione attraverso le siepi che ti vedi malissimo, però fortunatamente abbiamo il rigenerante. E ok, ogni round aggiunge una torre. Comunque fa molti più soldi qua che nel gioco normale, non è che riesci a mettere una torre ad ogni livello, però va bene. E ci siamo. E siamo a 550, perfetto. Tu non puoi colpirmi quando sono ancora qua dentro, lo sai? E quindi rigeneranti e aumentiamo anche ancora un po' la velocità. Vai. Allora, ci sono altre scimmiette a freccette messe in mezzo, ho visto i capelli. Mi piacerebbe avere la possibilità di zoomare avanti e indietro, ma niente. Aia. Zigzag. Basta colpirmi. Adesso è una zona un po' brutta perché finisco da questo qua che... mi colpisce, maledetto, ok, mi è mancato, fortunatamente mi manca. Di nuovo questa zona qua in cui tutti mi possono colpire, aia, ok, via, rigenero un attimo e corri. Scarso! 700, perfetto. Ok, ho aggiunto due strati, partiamo da quello nero. Però abbiamo molta più vita, la rigenerazione è un po' più alta e quindi mi sento molto più tranquillo. C'ho sempre più scimmiette e freccette, però va bene. Oddio, no, troppe qua, no, due al colpo, Troppe, via, scappa, non farti colpire. Dovremmo farcela. Via,
Ok, adesso siamo zebrato. Ah, ha messo un'altra sparapuntina qui a caso? Oddio, vabbè. Comunque la rigenerazione è tanta, quindi non siamo messi bene. Ogni mezzo secondo ne aumenta di uno. Ah no, è diventata più grossa questa. Aia, 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 aia. Questa qua è cattiva adesso. Via, via, via. Guardala che cattiva, guardala che cattiva. No, 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 adesso. Se diventa una zona puntina, qui come si passa poi? 1050, perfetto. Ok. Ho aumentato un altro po' di vita, siamo quasi ceramica, metà praticamente, metà ceramica, rigenerante. Però dai, però mi dovrebbe servirmi 20 colpi per uccidermi, non uno solo. Comunque c'è ancora tutta questa strada qua che non hanno ancora messo niente, è tutto verso la fine. Però stiamo andando avanti bene. Gli ha messo un cappello, non so che cosa significa. Ah, spara tre freccette alla volta. Aia, 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 aia. No, 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 no. Sta qui un attimo. Corri! Aia, aia. Devo stargli distante perché se mi colpisce con tre freccette mi fa parecchio troppo male. Ok, andata. Altri 1050. Adesso dovrei essere un peletto più di ceramica. Dovrei avere infatti doppio strato di ceramica prima di trasformarmi in arcobaleno. Dai, no, 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 ok, andata. 1450. Mettiamo tutto sulla rigenerazione. Adesso dovrei essere praticamente immortale. Ok, ho dato tutto alla velocità, così adesso dovremo andare molto più velocemente. Non dovrebbe essere un problema perché abbiamo comunque molta rigenerazione. E finisce prima la partita, essendo più veloci. Oddio, no, la super scimmia, no, la super scimmia, no, la super scimmia. Rigenerazione, vita, e andiamo di ancora rigenerazione. Ho paura, ho paura, ho paura. Bisogna stare appena fuori dal raggio della super scimmia, perché così mi fa estremamente fuori. Fa abbastanza schifo la... No, 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 no. Oddio, no, ci rimane tre vite, ma è impossibile. È impossibile. È impossibile, è impossibile. Bisognava aver comprato entro il round 11 il Moab, no. Via, via. No, dai che ce la facciamo con una vita. Via, corri, corri come della vita. Corri, corri più della vita, corri più della vita. Che fortuna, oh, fortuna, fortuna, fortuna. Dai che forse ce la facciamo. 200, forse ho abbastanza per arrivare a 2000 per il Moab, perché altrimenti non ce la facciamo a superare di nuovo quella super scimmia. È troppo fortuna di come spara. 2000, 1850, no. No, e adesso come faccio? Proviamo così, è l'unica che mi viene in mente. Aia. Via, 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 più vita. No, 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 assassino no, no, assassino no, mancami, mancami, perfetto, perfetto, e via, corri, 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 la super scimmia manca tutto, la super scimmia manca tutto, perfetto, con una vita, stiamo proprio vivendo vita al limite, però al prossimo, adesso con 700 rimasti, mi compro assolutamente il Moab. No, quella di ghiaccio, no, quella di ghiaccio anche. Però non dovrebbe essere un problema perché non siamo in una zona che mi fanno tanti danni, ecco. E che carina la scimmia di ghiaccio che attacca in quel modo. Bellissimo, bellissimo, l'hanno fatta bene. Ok, 2500. Maledizione. Fortunatamente abbiamo il Moab, ok. Però probabilmente è da solo 25 di vita, insomma, praticamente. Ok. Però spero che sia altrettanto veloce, perché se no siamo messi male. No, assolutamente, assolutamente non è altrettanto veloce. Oh, 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 non è altrettanto veloce il Moab, non è stato un buonissimo acquisto. Mancami, manca... Fa, no. Riprovo ad arrivare al round 13, dai. Iniziamo subito con un'altra torre presente, la Lasso. Quindi molto carino che spara così a caso. A caso proprio, quindi devi proprio... Su tutta la mappa quasi. Diciamo che
È molto randomica, quindi, come partita. Siamo stati molto fortunati ad ottenere la super scimmia lì davanti, che è stata trasformata in super scimmia al plasma, e quindi ne. Ed la prima volta vediamo il cannone. Mi manca tantissimo, non so perché, però vabbè, fa un colpo e lì. Ok. Comunque, qui ci hanno messo due assi, sparano tantissimi dardi e io ho puntato tutto quanto principalmente sulla rigenerazione, perché ho pensato che la rigenerazione sia la cosa fondamentale per riuscire a avere più vita praticamente, piuttosto che semplicemente averne una in più, e quindi punto tutto sulla rigenerazione. Poi il resto dei soldini che mi rimangono a fine del round, un po' nella vita, un po' nella velocità, e si va avanti. Il mob non credo di prenderlo attualmente, perché ok, mi dà più 25 di vita, però preferisco sempre un po' la rigenerazione. Vedremo per il momento. Comunque, attualmente la situazione è questa: due assi davanti, una spara puntine e tre lancia freccette. Qui non ho tanti problemi grazie a tutta la rigenerazione che ho. Ed abbiamo appena visto il cannone e nient'altro. Finché non c'è una super scimmia io sono contento. Il cannone che spara attraverso i muri e mi fa danni, però va bene. È bellissimo come se tu ti avvicini al cannone, però ti manca tantissimo, quindi c'è un piccolo bug nel sistema, però va bene uguale. Dovrei rimanere sempre in questa forma mezzo ceramica, mezzo arcobaleno. Fortunatamente non hanno preso i proiettili in seguito dell'asso, altrimenti poteva essere assolutamente un grande casino, però va bene. Ha fatto un cannone ancora più grosso, però come sempre manca tutto. Aha. Io proverei adesso a puntare tutto 2100 tutto sulla velocità, almeno di far finire un po' più velocemente i round. Però va bene, corriamo molto velocemente ed è comparsa una super scimmia. Però non dovremmo... Oddio, fa i suoi danni la super scimmia lo stesso. Aia, aia, va a zigzag, vai a zigzag, vai a zigzag. Maledetta super scimmia, è ancora problematica. 2650. Ok, proviamo a comprare il mob, vediamo, anche se ho paurina. E un altro po' di velocità. Il mob è estremamente lento. Probabilmente ti dà semplicemente 25 di vita all'inizio e dopodiché basta, non è che si può rigenerare nuovamente il mob, quindi meh. Non mi sembra tanto intelligente come scelta. Se si ripara va bene, se no no. Essendo dalla parte dei palloncini questo giro, bisogna pensarlo al contrario, ossia più una mappa... Oddio no, 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 ai ai ai. Più una mappa è difficile per le scimmiette, più facile per noi. Tipo ad esempio questa qua, che è una mappa più difficile di quella iniziale, perché ci sono queste siepi che non ti fanno vedere. Pensando effettivamente al fatto che i palloncini non vengono visti e quindi ci risparmiamo un bel po' di colpi, aiuta questa cosa. Comunque no, mi sa che siamo messi male nuovamente. No, no, via, via. No, ma no, ma è veramente impossibile. No, non ce la faccio, non ce la faccio, non si può. Non ho abbastanza soldi per fare niente e non so cosa fare. Ho appena scoperto che si può anche saltare, non so per quale motivo. Puoi darci una mano? Quasi, quasi, mi ha aiutato quasi a superare la super scimmia, quasi. Adesso non so come faccio a superarla da dietro questo muro qui. Però saltando forse... No, dai, su. È veramente impossibile, no? No, 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 vabbè, ma va, dai. Non si può, non si può. Ci rivediamo al round 16. Comunque, tanto per farvi capire, questo gioco è così tanto randomico che c'è questo cannone messo così in questa posizione... Che non mi lascia passare. Assolutamente no, mai nella vita. Continua a uccidermi. Ho perso tutte le vite qui. Guarda, guarda, semplicemente perché il registro non mi uccide. Però ho perso 4 vite qui per quel cannone lì. E io non so mica come fare a passare tutto il resto delle volte. E rieccomi il cannone, vediamo. Perché anche se mi vicino lui spara strambo, però poi vede sempre di colpirmi. Però ho notato che qua in fondo non mi colpisce, quindi dovrei stare qua fermo per un po' per ricaricarmi. E correre all'impazzata. Cosa? Ah, perché sono nero e quindi non mi esplode. Fortunatamente, molto bello. Infatti non sapevo se funzionasse questa cosa, invece no, fortunatamente nero non esplodo, maledetto cannone muori.
forse è salva la partita. Ok, round 12, sono riuscito a creare un ceramica rigenerante di 14 di vita, 1,2 secondi si rigenera, e ci abbiamo la prima super scimmia proprio nel punto, parecchio brutto, però dai, non è neanche malissimo. Perfetto, perfetto, perfetto. La super scimmia però probabilmente, se adesso lei si trasforma nella scimmia al plasma, potrebbe crearmi lo stesso problemi, però non è ancora scimmia al plasma. Attualmente sto facendo così, uno di vita, uno di rigenerazione, e se mi rimangono soldi vado di velocità. Questo è attualmente il piano, così da fare una torre sia forte che si rigenera in fretta. La super scimmia è in una brutta posizione, quindi dai, sembra abbastanza fattibile riuscire a superare almeno qualche altro livello. Abbiamo una super scimmia proprio qui all'entrata. Cattiveria, cattiveria, cattiveria. Via, proviamo senza fare il mob. Un po' mi manca parecchio la scimmia, la super scimmia, quindi... ok. Ok. Sto qua un attimo che mi rigenero un po'. E via, via, via. Comunque il mob non mi sembra ancora tanto intelligente come scelta, dato che è troppo lento per poterla fare. Comunque adesso abbiamo due super scimmie, quindi è un po' problematica. Nessuno al plasma? Ancora nessuno delle due al plasma, ok. Super scimmia, mancami, dai, mancami, super scimmia, mancami. Mancami, super scimmia. Super scimmia, mancami, perfetto, perfetto. E mi ha mancato abbastanza per potermi permettere di arrivare fino qua in fondo. Quella super scimmia all'inizio lì è parecchio bruttina, mentre questa qua è abbastanza fattibile. Non... hai proprio pochi secondi in cui riesci a colpirti. La vedo dura riuscire ad arrivare a livello 40. Nessuna delle due al plasma, vero? Qui è diventato praticamente freddo artico. Probabilmente se mi avvicino in quella zona lì rischio di rallentarmi, però va bene così. Beh, il mio palloncino ha abbastanza vita per poter resistere a tanti colpi, non tutti quelli che vorrei. Oddio, quanti colpi di danni mi ha fatto. Il cannone può essere problematico. Però stranissimo che passa da al plasma. Quando è che sei comparsa tu di livello 2? Perché non fanno di livello... perché non saltano i livelli, ecco. Non vale. 3000. E questa qua è al plasma. Allora facciamo mob e facciamo velocità. E proviamo con questo. Via. No, 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 non vale, non vale, non vale. Non vale, poi mi sono anche incastrato col mob. Via, è difficile, è bruttissimo da guidare il mob. No, 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 via, via, rigenerati, 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 assassino, rigenerati. Ok, 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 mamma mia. No, cos'è? L'avatar solare? No, no, non vale, non vale, non vale. Perché l'avatar solare? È illegale, non puoi mettermi la super scimmia più l'avatar solare per di qua. Chi è che passa per quella zona? No, 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 no. Sì, ciao Fangala. No, 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 no. Salta, salta, salta. Safe, safe. Ho vinto, ho vinto. Non so come, non so come. Non vale, non vale. Vabbè, grazie a tutti per la visione. È stata veramente dura. È stata veramente dura. Sono qua da tipo un'ora. Spero che questo nuovo giochino vi piaccia. Che ci sono comunque altre modalità medio, difficile e infinito, e con altre mappe. Spero che vi piaccia. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.